Non farei allarmismi, è una prima bozza su cui ci sono valutazioni in corso. Il sindaco di Roma Virginia Raggi rassicura sul progetto dello Stadio della Roma bocciato da una relazione del Politecnico di Torino chiesta dallo stesso Campidoglio. Quando avremo la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni interessate, ha aggiunto Raggi sul futuro dell'impianto di Tor di Valle. 13 milioni di euro per Ostia, ai 2,5 per Corviale, fino ai 700.000 per San Basilio. Questi i fondi messi a disposizione dal governo per il progetto Desiree, decoro, sicurezza, resilienza nella periferia romana, presentato dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Nei nostri interventi non sono previsti solo decoro e riqualificazione, ma un altro obiettivo è quello di dare ai cittadini dei luoghi dove ritrovarsi, ha spiegato la prima cittadina affiancata dal sottosegretario Vito Crimi. Il Consiglio di amministrazione di AMA ha aggiornato e riapprovato il progetto di bilancio relativo all'anno 2017 dopo l'apertura di un fondo ad hoc per 18 milioni di euro relativi ai servizi cimiteriali svolti fino al 2016. I parametri patrimoniali ed economico-finanziari sono senza alcun dubbio solidi, ha commentato il presidente di AMA Lorenzo Bagnacani. Soddisfazione da parte del Campidoglio, che dovrà ora approvare il documento. La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato oltre 25 milioni di euro divisi in immobili, auto e motoveicoli, opere d'arte, società e conti bancari al noto faccendiere romano Ernesto Diotallevi, personaggio vicino agli ambienti criminali dell'estrema destra ed elemento di spicco della banda della Magliana. Tra gli immobili confiscati figurano un appartamento con 14 stanze a vista sulla Fontana di Trevi, oltre a un complesso turistico fronte mare a Olbia. Da Luca Barbarossa a Tosca, da Mario Biondi a Max Gazzè e poi Nicola Piovani, Lina Sastri, Gigi Proietti e tanti altri. Partirà sabato il Natale all'Auditorium Parco della Musica con un'edizione record ricca di oltre 70 appuntamenti che andrà avanti fino al 6 gennaio. Per le festività tornano sull'area pedonale anche la pista di ghiaccio e il tradizionale mercatino, cui si aggiunge la casa di Babbo Natale per i più piccoli. Vogliamo portare lo spirito natalizio in tutta la città, ha detto l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, José Dosal.